Potente, ragazzi, qua Max, la Giomega, di Sono da Soli, sono qui a presentarvi questo video stranissimo, perché infatti questo qua è un video che sto facendo appunto da dove mi trovo adesso in vacanza. Perché? Perché infatti io vi avevo appunto fatto dei video da portarvi durante questa mia assenza, però uno è sparito. Adam Canmore non sa nemmeno lui cosa sia successo di questo video. E quindi ho detto, ma no, ma no, ma no, noi gliene dobbiamo portare uno, cerchiamo di fare qualcosa adesso. E cosa ho deciso di fare? Ho deciso di portargli un pack opening, dato che ieri pomeriggio e ieri sera sono usciti i nuovi Team of the Season, quelli della MLS. Non so cosa aspettassero per farli uscire, cioè tra poco siamo FIFA 15 e questi fanno uscire nuove carte adesso. E comunque appunto sfrutto questa occasione per portarvi questo pack opening che sto... un vomito. Sto registrando intanto di aprire il primo pacchetto con il computer di mio nonno. E si sa che io stia usando il suo computer, tipo mi ammazza e ciò non va molto bene. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farlo in fretta, ma dobbiamo fare comunque un bel video. E poi sento dei rumori abbastanza ambigui che mi spaventano. Comunque no, quindi andiamo a aprire questo primo pacchetto. E poi ragazzi, non so, vi volevo un attimo chiedere come state. E poi vi volevo dire due cose. La prima è, come sempre, vi volevo ricordare di passare da FIFA con se siete interessati a comprare che di FIFA. E la seconda cosa, Narsing e Boriello. La seconda cosa, ecco ragazzi, sono costretto a vendere tutto perché sennò ci metterei un macello. Come vedete, i crediti finalmente li abbiamo, perché appunto con il video della compravendita ho guadagnato 7 milioni. Appunto non ho fatto niente con questi 7 milioni. E poi tornando ai discorsi, volevo dire, allora, come ho già detto, di passare da FIFA con Stash. E secondariamente vi volevo dire che se state sentendo, non dico malissimo perché comunque un po' si sente, ma o forse diverso dal solito oppure anche un po' male, è perché sto usando o l'audio del computer oppure l'audio del mio microfono. Solamente è molto più probabile che utilizzi l'Admon, ma perché dico l'Admon? Il microfono del mio computer, perché infatti quello del mio telefono appunto mi renderizza l'audio in un formato strano che il computer non mi leggerà, perché poi dovrò usare Windows Live Movie Maker e sarà una cosa abbastanza lunga. Quindi comunque io spero che si senta al massimo. Il computer si è bloccato e si è sbloccato, ma che bello, ma tante belle cose. Voi, ah ecco, no, mi raccomando, fatemi sapere se voi avete già trovato qualcuno, se avete trovato qualcuno, chi avete trovato, perché ho visto che non sono male alcuni giocatori di questo MLS Team of the Season. Perché ad esempio c'è Dempsey, che è una bestia, cioè per me è fortissimo. Il magico Finch me l'ha fatto scoprire e lui è veramente forte. Poi non so, c'è anche Donovan e boh, molti altri giocatori. Comunque ragazzi, voi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi state dando. Ho visto che per mi piace ci siamo. L'unica cosa, adesso ci sono un po' meno iscritti, però si può capire, è estate, ma io quando tornerò vi posso assicurare che tornerò alla stragrande, perché sono carico. Praticamente questo mese d'assenza, perché alla fine tra le vacanze varie, sono stato via un mese, ho fatto tanti video magari in periodi da 3 giorni, mi fa bene perché ci stava un po' a cambiare, ci stava un attimo a prendere una pausa. Adesso comunque vedremo cosa fare col canale, perché a me FIFA 14 mi ha stufato, però tanto manca un mesetto a FIFA 15. Poi per un futuro, Madonna, pensavo di aver trovato Cristiano Ronaldo, per un futuro si vedrà. Altre cose da dire? Ah sì, vi do un po' di aggiornamenti. Ho visto che appunto stanno uscendo nuovi video di FIFA 15, ma io non ne farò uno a riguardo perché molto, credo, magari poi ve lo faccio. Non sono molto bravo a fare queste cose. E poi altre cose. Ah sì, mi sono scordato. No, c'era una cosa veramente importante da dirvi. Poi ecco, qual è il più grande fan del cielo? Il celofan. E no, aspetta, mannaia, vi devo parlare di stra... Ah sì, no, ecco, che con l'inizio del nuovo mese, quindi a settembre, io inizierò a fare un contest appunto riguardante l'iscritto più attivo. Credo di fare, adesso non lo so, o magari di dargli dei crediti, oppure, mia donna, non sto dando niente, oppure se non dare dei crediti, di appunto mi sfiderà nel ping pong più importante che io farò in quel mese. Però cioè è una cosa abbastanza ambigua, perché io non so che giocatori poi usciranno in quel mese. Quindi credo più credo che appunto darò dei crediti all'iscritto più attivo. Se voi volete già esserlo, cosa dovete fare? Dovete praticamente mettermi piace, commentare, aggiungere preferiti, condividere tutti i video. Quindi non è una cosa abbastanza facile, è un po' complesso, però se uno lo vuole diventare ce la può fare. Come vedete non stiamo trovando niente, quindi ciò non è buono. Poi ecco, non sapevo molto cosa dire, dato che questo commento lo sto facendo alle 8:28 di mattina. Io mi sono appena svegliato, sto sfruttando appunto l'occasione, questa occasione in cui non c'è mio nonno. Adesso, da quanto sto registrando? Boh, in 5 minuti sarà, vediamo, vediamo un secondo.
Ah no, 5 minuti! Madonna, sono un genio! Sono un genius! Ah ecco, guardate, se volete, dato che io tornerò sabato, scrivetemi già che giocatori vi imparare, perché come avevo fatto con l'altra vacanza, con l'altro mio ritorno, primo video che farò è un ping pale, quindi scrivetemi il ping pale. E poi, non ve lo dovevo dire, ma ve lo dico, allora quando tornerò farò finalmente il video delle sfide con Marcosini 58 e Carminove, e invece quello riguardante alle traverso, visto che altri due youtuber l'hanno fatto, e io lo farò, perché ragazzi, io lo dico da 6 mesi, da quando avevo 50.000 iscritti, di fare questo video. Non ho sfruttato l'occasione, non sarò più il primo, però spero veramente che non mi vengano a dire "l'hai copiato", perché mi farebbe salire il criminez, mi farebbe salire il criminez. E poi quando, ah sì, come video conclusivo di quest'anno, come avevo fatto l'anno scorso con Cristiano Ronaldo Team of the Year, lo farò quest'anno con Pelé, quindi ci sarà un ping pale, ragazzi, lo dico di Pelé, di Pelé. Quindi tante belle cose, ragazzi. Preparatevi che quando si ritorna col botto, perché tante nuove serie sono in arrivo. No, poi volevo chiedere anche dei nomi, di cercare di darmi dei nomi alla serie che farò con Marcosin 58 riguardanti le sfide, però l'ho già trovato, credo di averlo già trovato. Credo di chiamarlo, magari ve lo dico, Brutal Challenge. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Intanto ci sono rimasti due pacchetti, non abbiamo trovato assolutamente niente, quindi non mi sembra una cosa abbastanza buona, però lo troviamo adesso. Non è vero? Ma dai, ma che schifo. Magari qualche volta ho scartato, magari boh, trovavo un buon giocatore, magari avevo trovato Pelé e l'avevo scartato perché non avevo controllato tra i doppioni. Comunque fa niente, fatemi sapere, ecco l'ultima cosa, che appunto se vi piace o meno il calciomercato della vostra squadra, perché io l'ho già detto, secondo me in Italia le due squadre che si sono rafforzate di più sono l'Inter e la Roma, però rispetto all'anno scorso secondo me l'Inter è diventata molto più forte, c'è una grande differenza rispetto all'anno scorso. Ovviamente la peggiore il Milan, invece internazionale, a me strapiace il colpo Falcao Manchester City, e anche se appunto Jovetic poi se ne dovrà andare se succede tutto questo tecnicamente parlando, secondo me Jovetic è un grandissimo giocatore. Comunque ragazzi, non abbiamo trovato niente, mi spiace, volevo portarvi un Tots, appunto un'apertura di un Tots, di un Todaz, e abbiamo finito i pacchetti. Andiamo a vedere se ne sono speciali, se no apriamo l'ultimo e tante belle cose, ragazzi. Quindi, ultimo pacchetto. Lo vado a fare col naso. Anche se voi non mi potete vedere, io andrei sulla fiducia. Quindi, pacchetto aperto col naso. Andiamo a vedere. Oh, salta, 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 si baila. Madonna mia, madonna mia. Comunque, ragazzi, non ho trovato niente. Mi spiace, è un video appunto per essere attivo. Sabato ne avrete già un altro. Come vedete, da circa una settimanella sto rispettando la mia scaletta di un video ogni 2 giorni. Quindi, detto questo, io vi saluto e dico potente. Parla, al prossimo video. Bolla!